Adesso andiamo al momento. In qualche modo le lezioni precedenti e la prossima lezione che riguarda fatta in laboratorio sono propedeutiche alle lezioni di qualche minuto. Adesso diciamo un po' per sopra. Però non ancora. Intanto, quando cominceremo a fargli piovere sopra, le piogge le tratteremo in modo statistico. Quindi, in questa prossima ora di lezione, vi recupero alcune nozioni che voi sicuramente già conoscete di statistica, in particolare di distribuzione di dati. In particolare, in queste pagine vi ricordo la differenza tra popolazione e campione. Una che cos'è un campione di dati per una popolazione, che ha a che fare con la statistica. E discuto anche dell'esistenza di statistiche. E quando voi avete un insieme di dati, di solito questo rappresenta un campione dei dati che sono relativi al fenomeno che state usando. Tutti i casi possibili che si possono presentare in questo fenomeno rappresentano la popolazione di dati. E da un punto di vista molto pratico, sia l'uno che l'altro rappresentano dei sottoinsiemi dei numeri reali. Un campione può essere anche non rappresentativo della statistica, diciamo, dei dati della popolazione, ma quello che noi cercheremo di fare sempre, partendo dai dati che abbiamo, cioè dal campione, di rappresentare la popolazione, cioè la realtà platonica del fenomeno che stiamo analizzando. Il campione è noto, sulla popolazione si fanno delle ipotesi. Esempi di campioni di dati sono questi. Questa è una serie di dati di temperatura e in alto vedete rappresentata quella che è una serie temporale, ovvero i dati di temperatura sono rappresentati al variare del tempo. Questa è una forma di rappresentazione, è naturalmente importante, la prima forma di rappresentazione, ma non è l'unica. Per esempio, un'altra forma di rappresentazione degli stessi dati è il grafico che c'è sotto, in cui abbiamo raggruppato i dati per classi di temperatura. E il diagramma che vi risulta si chiama istogramma ed è rappresentativo appunto della distribuzione dei dati. In questo caso sono le temperature di Bergen a settembre, prese a 2 metri. Questi peraltro sono dei grafici ben fatti, perché sono grafici che sono autoesplicativi, cioè guardandoli si capisce tutto quello che c'è dentro. Questa è una serie temporale, questo è un istogramma, cose che voi conoscete, anche se forse non avevate mai riflettuto abbastanza sul nome serie temporale, che identifica specificatamente questo tipo di elementi. Ci sono delle altre serie che non sono temporali, ma magari spaziali, che possono però essere trattate con gli stessi strumenti statistici delle serie temporali. Altre rappresentazioni dei dati sono, per esempio, la rappresentazione della stessa serie temporale nello spazio di Fourier. Sapete che cos'è la trasformata di Fourier? Avete mai rappresentato una funzione in una serie di segni e di coseni? Vabbè, non lo sapete. Cioè, ogni funzione si può decomporre in una serie a limite infinita di segni e di coseni. Questa decomposizione si chiama decomposizione di Fourier della serie temporale e rappresenta un modo di vedere gli stessi dati in un altro modo. Esistono altre, per esempio qui, rappresentando una serie di segni di coseni si vanno a vedere i modi, per esempio, di variazione di una serie temporale. E questi in questa immagine sono rappresentati a destra, in cui i modi, cioè le frequenze principali, sono segnate da barre verticali. Noi non ci occuperemo di questa rappresentazione, ma è ovviamente importante. E esistono altri tipi di rappresentazione dei dati, per esempio un altro tipo di rappresentazione è quello attraverso wavelets, ondine.
è una mezza via, una, nella rappresentazione per serie temporali il luogo in cui questo avviene è definito. Però il fenomeno che io sto misurando viene, è nella sostanza una sommatoria di vari modi che, di vari, che oscillano su frequenze diverse. Quando rappresento il mio processo in decomponendo in onde, la localizzazione spaziale viene meno, so la coerenza temporale eventualmente del segnale, ma non esattamente la locazione spaziale. Le ondine o wavelet sono una cosa intermedia che ha avuto una grandissima letteratura negli ultimi 20-25 anni. Una questione importante è che il campione sia fatto a caso. La questione del random sampling, dove a caso significa anche che sia rappresentativa della popolazione. Si pensa che il random sampling sia sempre possibile. Il concetto di istogramma che avete visto rappresentato prima è legato a quello di distribuzione, in particolare di distribuzione statistica dei dati. Su questa distribuzione statistica si possono estrarre delle informazioni che si chiamano statistiche. E dopo vediamo quali sono le statistiche. Le statistiche sono sempre fatte sui campioni e in linea di principio in molta parte dell'analisi statistica si assume che le prove che si fanno possono essere ripetute e quindi da ogni prova si possono estrarre delle statistiche e poi si possono fare anche le statistiche delle statistiche. Per esempio posso estrarre il valore medio da un campione di dati, ripetere il campionamento su altri campioni di dati che è riferiti allo stesso fenomeno, estrarre la media e vedere come la media si distribuisce. Questo è un esempio tipico. Il fatto di poter ripetere l'estrazione statistica è un elemento fondante dell'analisi statistica, anche se noi poi avremo a che fare, per esempio, con un solo dato o con un solo campione. Però l'idea che noi possiamo ripetere più volte è di per sé fondante tutta una parte di considerazioni teoriche che potremmo fare. Appunto, ci deve essere questa possibilità almeno teorica. Allora, distribuzione empirica dei dati. Ho un insieme di dati che per esempio io qui indico H1, HN. Cosa sono questi dati? Sono dei numeri reali. Potrebbero essere anche delle condizioni sì, no, che dopo si possono tradurre, se vogliamo, dei numeri binari. Questi dati li posso ordinare. Posso fare quell'operazione che si chiama sorting in inglese, ordinamento in italiano. In particolare li posso ordinare in senso crescente. In questo caso li ho ordinati nella seconda riga in senso crescente. Posso andare a contare per ognuno del dato, dei dati, quanti dati ho prima del dato ordinato in modo crescente, e questo ha a che fare con quello che si chiama Empirical Cumulative Distribution Function, ovvero distribuzione cumulativa empirica dei dati. Evidentemente tutti i dati sono più piccoli del dato più grande e tutti i dati sono più grandi del dato più piccolo. Per i dati intermedi ci sarà una caratteristica intermedia, dopo vediamo come sono fatte le distribuzioni empiriche. La distribuzione empirica però si fa appunto in modo molto semplice, si ordina, cioè l'ordinamento dal punto di vista informatico è uno dei problemi più importanti, dove si fa un ordinamento di tanti dati in modo veloce. Però adesso per voi per voi millennials è quasi scontato. Il concetto di distribuzione empirica cumulata comunque lo dovete ricordare.
Questa è la rappresentazione della distribuzione empirica accumulata quando si sia normalizzato tutto ad uno, abbiamo diviso per il numero di dati. Questi sono 50 dati, e non chiedetemi come mai, lo so perché li ho contati, e li ho usati centinaia di volte. E come vedete la frazione pari ad uno di questi dati è inferiore al dato massimo, e la frazione è invece il dato più piccolo è solo 1 su 50. Questa è una curva sempre non decrescente e qualcosa vi ricorderà. È imparentata evidentemente con l'istogramma, perché se mi posso esprimere in questo modo, la derivata di questa curva è l'istogramma, salvo che nell'istogramma ho un grado di arbitrarietà che è la scelta della larghezza delle scatole, dei bins, come si dice in inglese, entro cui mettere gli stessi contatti, gli stessi valori, mentre qui i salti sono esattamente dove i punti stanno. Posso definire su questa distribuzione dei dati lo 0,5 quantile, oppure, detto in altre parole, la mediana. Lo 0,5 quantile è quel dato rispetto al quale metà dei dati sono più piccoli e metà dei dati sono più grandi. Questa curva è una curva non decrescente, poi noi la approssimeremo con la curva crescente, normalmente. E la curva in qualche modo è invertibile, e il valore della mediana è appunto l'inversione dello 0,5 quantile. Posso definire anche, non so, il quartile superiore, si chiama 0,75 quantile, il quartile inferiore che si chiama 0,25 quantile, e anche a questi corrispondono dei valori. Il fatto che i dati abbiano una distribuzione empirica si può rappresentare con un diagramma a scatola, che è questo. Allora, la linea a sinistra rappresenta il quartile inferiore, la linea a destra il quartile superiore, la linea interna della scatola la mediana, e poi ci sono due baffi, o whiskers in inglese. Questi due baffi rappresentano l'interpretazione di dove dovrebbero stare i dati se la distribuzione dei dati fosse una certa distribuzione, per esempio una distribuzione gaussiana. E i dati eventuali con dei whiskers, dei baffi, sono outliers. Cosa significa outliers? Supponiamo che tra di voi, la vostra altezza andrà da 1,90 a 1,55 come ipotesi. Supponiamo che ci fosse uno alto 2,40 m. Allora, qual è la frequenza della popolazione mondiale, derivando dal vostro campione, che uno sia alto a 1,40 m? Se dovessi giudicare dal vostro campione, voi siete in 70, supponiamo, 1 su 70, dovrei dedurre che 1 su 70 nella popolazione mondiale è alto 2,40 m. Invece noi tutti sappiamo che gli altri 2,40 m nella popolazione mondiale ce n'è solo uno. Quello è un outlier, cioè in ogni campione che noi abbiamo ci sono dei dati che sono troppo grandi e troppo piccoli, e la loro frequenza nella popolazione è evidentemente più bassa o più bassa dei dati che noi abbiamo misurato. Per separare gli outliers dai dati, noi dobbiamo fare ragionamenti di natura statistica, in qualche modo anche aggiungere delle conoscenze. Però quando abbiamo a che fare con dei dati dobbiamo sempre essere attenti al fatto che non ci siano degli outliers, cioè dei dati che non rappresentano, falsano la natura del campione rispetto alla sua numerosità. E questo è una prima cosa che dobbiamo sapere. Quindi distribuzioni statistiche, quantili, sono tutte informazioni che vi devono essere
già note, ma che adesso vi ho ricordato.